bravissima, è stato un momento davvero magico. Ci siamo divertiti molto. Grazie. Grazie. Come stai? Ciao, molto bene. Che ci fai qui? Beh, ti potrei mentire e dirti che sono venuta alla festa, ma sono venuta a cercare... Hai sempre mille donne sparse per il mondo o ce n'è una che ti ha messo il laccio? Il laccio a me? Contemi! Il laccio a me? Quella donna non è ancora nata. Sai una cosa? Mi sei mancata molto. Molto. Non sai quante notti ti ho sognata. Non potevo toglierti dalla mia mente. Dici davvero? E adesso che ti guardo, penso che potremmo recuperare il tempo perduto. Flora, aspetta, ti posso spiegare? Ma cosa vuoi spiegarmi? Spiegalo alla tua donna, a Delfina, casomai. A me non devi niente. No, io lo voglio spiegare a te. Quello che hai visto non è quello che sei. Sì, intanto al tuo repertorio, sai che cosa ho capito io? Che tu sei una persona cattiva. Non ti importa di niente e di nessuno, non ami nessuno. E sei, sei un serpente nel deserto che aspetta che uno muoia di sete. E quando stai per bere un po' d'acqua arriva e ti morde. Perché ti dispiace tanto? Perché tu hai una donna, e buona o cattiva che sia, la dovresti rispettare. Sai che ti dico? Non hai dignità. E mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per te, mi dispiace per tutti quelli che ti conoscono, perché sei una persona... Guardati, diventi gelosa come una fidanzata. Come una fidanzata? Sì. Ma che dici? Sì, che cosa stai dicendo? Pensa se tu avessi una fidanzata che facesse come te, così, tanto che cosa? Tanto che cosa? Sei scocciata perché sto con una donna che non sei perché tu, per questo. Perché in questo modo? Perché vuoi dimostrare che il mio amore per Lorenzo non è vero? Per mettermi da parte, per farmi soffrire, per buttarmi nel secchio della spazzatura? Perché non pensi a quello che senti per Delfina? Perché quello che sento per lei non è amore. L'amore è quello che sento per te. Basta, Massimo, smettila. Non puoi più farmi soffrire, io non ce la faccio. È vero, lasciami quello che si dice di questa fase dell'innamoramento. Io sto diventando matto perché voglio baciarti, voglio toccarti, voglio sentirti. Non è giusto, Massimo. Che cosa? Vieni qui. Ogni giorno mi sveglio pensando a te, ai tuoi passi, ai tuoi occhi, ai tuoi capelli, alla tua bocca, al tuo sorriso. Scusatemi. Che state facendo? Di cosa parlate? Di una poesia che ha scritto il mio bisnonno e la stavo recitando a Flor. Magari la potrebbe usare per una delle sue canzoni. No, io gli stavo appunto per rispondere di no, molte grazie, ma a me queste cose non piacciono. Certe cose non mi piacciono per niente. È che le canzoni me le scrivo da sola e preferisco così. Grazie tante. Sì. Bene, meglio che vada ora, così potete stare un po' da soli. Lo dico perché c'è tanta gente e ecco io, permesso. Ciao. Massimo, vieni un po' qui. Vieni qui, non mi scappi. No. Come mai? Come mai? Massimo, mi fai soffrire, fai l'indifferente. Che cosa ti prende? Non mi avevi detto che hai una fidanzata, tesoro? No, non è così. No. Che cos'è? Che ti piace farti pregare, eh? Che cattivo che sei, Massimo, con me. Dammi un bacino, se no mi sentirò tanto... Sì, però è meglio vederci in un altro momento. No, deve essere adesso. È una delle proprietarie, no? Bene, lo voglio ora. E qua. Sul mio sono stanco, bene, sono stanco. Bene. Beh, per questo ti posso aiutare, perché ti faccio un massaggino che ti farà rilassare e ti posso dare un bel bacio. No! Non ci posso credere, congratulazioni, ci mancava solo questa. Non ti vergogni, conte debosciato. Molto bene, conti minimo, i miei sinceri complimenti. Abbiamo appena inaugurato e già dai spettacolo. Flo, per favore, perdono. No, sta tranquilla, non sei tu. È lui che sì, vergogna, certo. Che arroganza, violenza. Sì, che sì, ne pensi, è la verità, con me? Inoltre siamo in orario di lavoro, è così. Bene, allora per questo vado a controllare il livello. Ma di cloro, Florencia, Violeta. Florencia, tutto questo ha una spiegazione, no, è certo, molto semplice. Una spiegazione molto semplice. Che mi vuoi dire ora, conte minimo? Cosa ti voglio dire? Che non è quello che stai pensando? Non è quello che sto pensando, la sai una cosa? Mi hai disgustato.
disgustata. Sono stanca dei tuoi ardori. Ogni volta che vedi una gonna sono stufa. Che cosa vuoi dirmi, eh? Che le stavi controllando le papille gustative? Che le stavi controllando la pressione? Avanti, sono tutta orecchie. Ecco, è molto semplice, è molto semplice. Io andavo al bagno degli uomini, ma mi sono sbagliato. Però questo è il bagno degli uomini. Allora mi sono accorto che non mi ero sbagliato. Mi sono scontrato con lei. Lei è svenuta, sì, io volevo aiutarla. Ma e così l'ho sollevata. Stupida, e che mangio farfalle a colazione? Scusami, Massimo, ma Florencia è la tua ragazza? Per carità, se fossi la fidanzata morirei. È un uomo disgustoso, un verme che striscia sul pavimento. Per carità, non dirlo neanche. Mi fai impazzire quando fai la gelosa. Minimo, sai quanto mi piacerebbe darti un pugno in un occhio, fartelo diventare tutto nero, gonfio e dolorante? Sai qual è il lato positivo di questa esperienza orribile? Che veramente Dio li fa e poi li accoppia, perché tu e Delfina siete perfettamente uguali. Sai che cosa? Non le dirò niente, ma non perché voglio coprirti, ma perché non ti voglio vicino ai miei bambini. Ascoltami. Non mi interrompere perché non ho finito. Tieniti alla larga, da me, dai bambini, perché non hai niente da insegnare. Flor, ehi, Flor, non è girevole. Va bene, lo so, è solo che sto pensando, non me ne sono resa conto, perché sto pensando alla principessa Priscilla. E ti ricordi? Sì, non te la dimentichi tanto in fretta. Dicevo che è l'istruttrice. Tranne per qualche pappagallo che ha cominciato ad inseguire le ballerine, è andato tutto bene. Tranquillo, Martin, perché è stato tutto fantastico. Vuoi dire qualcosa? Oh no, mi fa piacere. Ragazzi, voi tutto bene? Ah! Ho una sorpresa per davvero, una sorpresa reale, non una sorpresa che tanto non sorprende più perché siamo abituati alle persone che ci fanno... Sì, Flor, io, quante Flor conosci? Proprio io, Flor. Ho chiamato il giudice per i minori. Salve, perché? Sì. Prego. Sì, posso sapere. Sì, si può sapere. Ho pensato molto e ho deciso che questi due piccioncini innamorati meritano il meglio, di stare bene, di avere libertà d'azione, di poter essere sempre felici e tranquilli senza doversi occupare di niente. I bambini, per esempio, le streghe possono volare sulle scope, tu puoi tornartene a fare il conte da qualche parte in quel regno da due soldi, come si chiama? Che stai dicendo? Non afferro, no. Come ben sapete, ho ricevuto parte dell'eredità che mi ha lasciato il mio defunto padre. Ora quello che voglio è ottenere la custodia dei bambini. Perciò appena mi daranno i bambini non dovremo più sopportarci a vicenda. Domande? Lei, per chiederle proprio, non lo sai che cos'è una porta, eh? Una porta è un elemento di legno, metallo o quello che vuoi, che separa una proprietà privata, che sarebbe la mia stanza, da un altro posto. Adesso vattene, Florencia, questa è la mia stanza, conte Minimo. Vengo in segno di pace. Voglio bene ai bambini e so di non essere un buon esempio per loro, però li voglio bene e ho imparato da male. Ma lo so che li vuoi bene, davvero lo so che tieni a loro, però sfortunatamente ti piacciono più le gonne e questo non potrà mai cambiare, Massimo. Ma cosa dici? Non sei un ma buon perché... esempio per i bambini e a me questo proprio non piace. Perché mi parli così? Che ti prende? Senti, io non vorrei offenderti, però tu sei gelosa. Cosa? Come fai a dire che sono gelosa? Ma che me ne importa? Poveretta è la tua ragazza che deve sopportare che tu prima ti fidanzi con lei e dopo ti chiudi con un'altra in un'auto e ti fai sorprendere dentro quell'auto e poi ti metti a fare il cascamotto nella mia palestra con un insegnante della mia palestra e ti fai anche beccare. Ora basta, Massimo, esci subito da qui. Quello che ha detto è vero? Quando è che la strega dice che non le importa? Allora, che mi dici? Che dovrei dirti? Dai, non mi dire che non hai sentito. Hai ascoltato l'intera conversazione. Che... Una donna che non è gelosa, incredibile! E io pensavo che non esistesse. Frido! Una cosa molto importante da chiederle. Sì. Se risulta che... uno dei tutori è un cattivo esempio per i bambini, e questo è dimostrabile, può cambiare la sua decisione? Ma a chi si riferisce? Aspetta, la signorina intende dire che io non sarei adatto a svolgere questo incarico e che lei sarebbe l'unica che lo possa fare bene, e allora io dovrei farmi da parte, sì, è questo? Esatto. Ecco a cosa si riferisce. No, questo è impossibile perché è la volontà esplicita del signor Fritzenwalden, chiaro? Va bene. Posso? Questo è il documento? No, che cosa sta facendo? Adesso non esiste più. Rinuncio. Rinuncio. E ora voglio chiedere la custodia perché io lo voglio e non perché lo dice un documento. Lasciamo che i bambini scelgano. Lasciamo che i bambini decidano se sono un cattivo esempio o no. E lasciamo che i bambini dicano con chi di noi tre desiderano stare. Con me. Ora vado a interrogarmi. Faccia pure. Già so chi sceglieranno i bambini, e cioè moi. Io sono il tutore e il maggior responsabile di questa situazione. Di Massimo ti è rimasto soltanto il nome. Non dimenticare che tu hai strappato le carte.
Ciao, tesorini, come state? Ragazzi, bene. Il giudice vuole parlare con voi. Che ho fatto adesso? No, niente, niente, dovete concentrarvi. Pensate prima di prendere una decisione, prima di dare una risposta, concentratevi. Ascoltatemi. Voi dovrete decidere, scegliere con chi volete vivere. Cosa? Sì, è così, ci sono due opzioni. O una famiglia con me, o un cabaret con il conte. Insomma, non mi guardate così, la verità non offende, non ferisce, non prude. Perché mi fai questo, Flor? Perché cerchi di mettermeli contro? Non ti rendi conto che voglio il meglio per loro, che per loro vado bene? Se mai vai male per loro, Massimo, non sei altro che un cacciatore di sottane e poi sei fidanzato con quella strega e io voglio che i miei piccoli non vivano in un mondo di streghe come questo, Massimo. Ma capisci che è per questo che stai facendo loro un danno incalcolabile? Li stai mettendo tra l'incudine e il martello, costringendoli a scegliere tra due persone che amano. Non va bene così, Flor. Basta, non rivoltare la frittata, perché tanto ti conosco, lo so con chi ho a che fare, lo so com'è la tua vita e ti assicuro che non mi piace, non lascio i miei piccoli a uno come te. No, no, non voglio dividere la custodia. Signor giudice, ci sono novità. Sono così ansiosa. Volevo dirle che ho preso decisioni molto importanti per il futuro dei bambini. Gradirei parlarne subito con lei. Ascolti, Delfina, i bambini hanno fatto la loro scelta. E hanno scelto Florenzia. No! Non ci posso credere! Te l'ha detto, te l'ha detto, te l'ha detto! Però tesori anche miei cari. Il signor Massimo. Così impari, così impari. No. Sei stato scoperto, la spiona, scusate, ha scoperto, scusate, tutti possiamo i restare calmi, possiamo sono calmarci un pochino. Siediti, bronzo. Coraggio, siediti. Devo dire anch'io qualcosa. Florenzia è una ragazza un po' pazza. No, no, ha idee no, stravaganti. Se mi vuoi pugnalare, aspetta, no, non scriva niente di quello che sta dicendo, per favore, non scriva niente, non è la verità. Non c'è nessuno in questa casa che possa occuparsi dei bambini come lei. Non c'è nessuno che sia capace di dare la vita per loro come fa lei. Lo annoti. Lo scriva, brava. Oh, scusate il ritardo, mi scuso, è solo che stavo rivedendo i compiti dei bambini. Sì. Dopo ho lavato i loro vestiti, poi ho controllato la febbre di Martin dopo quella caduta in acqua. Poverino. Sì. Avanti. Ha permesso, tutti Salve. Riuniti, vedo. Oh. Ci siamo tutti allora. Molto Dai. Bene. Sì. Buonasera, signorina Patricia. Come sta? Bene, ha potuto analizzare la situazione? Sì, sì, certo, certo. Ho sufficiente materiale per esporre una relazione oggettiva della situazione della famiglia. Bene. Quindi, il mio giudizio è... Signor giudice, sì. Considerando la situazione familiare... No, io voglio dire una cosa, che la situazione familiare di un giorno non è la situazione familiare di tutti i giorni, sono cose diverse. Totalmente sì, d'accordo, certo. Si può sempre peggiorare. No, quello che voglio dire è un'altra cosa, voglio dire che è brutto per tutti vivere sentendosi controllati, ho le mani legate, uno si sente sempre osservato, seguito da vicino, calma, è scomodo. Calma. Riconoscetelo, dite la verità, coraggio, ditelo. Prego. Continuo, signor giudice. Prego, prego. Mi scusi, signor giudice. Io sono d'accordo con Florenzia. La penso come lei. Bene. Davvero? Sì. A sì. me non sembrava così. Non lo so, non era così. Quindi, a parte la strega, siamo d'accordo che la situazione è scomoda. Non siamo a nostro agio. È difficile essere guardati sempre per vedere se le cose vanno bene oppure male. Signor giudice, questo non è giusto. L'unica cosa che pretendo è fare la mia relazione. Certo. E non posso vuole essere tagliarmi trattata la testa, in questo modo. Tagli la testa a fuoco tutta la casa. Su, cominci con le minacce. Che cosa ha scritto nel libretto? Lo dica in faccia Flor, chiaramente. Flor, cosa basta, sta dicendo? Basta, Flor. Io basta, non sono basta, venuta calma. A tagliare la testa di nessuno. Voglio solo consegnare la mia relazione. Bene, certo. Allora parli, perché ci sono dei ragazzi in gioco ed è stressante Flor, per tutti. Flor, basta, Flor, ascoltami. Basta, non è questo il luogo, ho detto. Basta. Ordino che gli interessati si allontanino subito da qui. No, ma abbiamo riceveranno i nostri la notifica a un'ora dal verdetto. Adesso mi scusi, ma questo è abuso di potere, signor giudice. Fuori, ho detto fuori. Fuori. Sì, ci sono novità. No! Sì.